Ben ritrovati amici modellisti anonimi, ecco ancora un'uscita della Fast and Furious Collection, uscita numero 23 e il modellino allegato è quello della Plymouth Roadrunner del 1970. Prima di osservare però il modellino, diamo uno sguardo al fascicolo. Contrariamente a quanto accadeva, a quanto è accaduto nei fascicoli precedenti, la prima parte non è dedicata a un aspetto della saga cinematografica, un personaggio o a un'ambientazione, ma si parte direttamente con la vettura. In questo caso, però, noi vediamo una vettura abbastanza modificata, una vettura che va a rispondere forse un po' di più ai modelli che prendono parte alle riprese cinematografiche, però se ne descrive comunque la genesi, le varie generazioni di Roadrunner. Quindi un qualcosa di incentrato molto sulla vettura, stessa cosa poi viene fatta nella sezione successiva. L'ultima parte naturalmente è dedicata al marchio Plymouth, ma se ne parla dal punto di vista storico e le difficoltà che ha dovuto attraversare il marchio. Andiamo però ora a vedere il nostro modellino. Modellino che si mostra in questa particolare colorazione, un argento metallizzato, una colorazione davvero molto molto bella, con questo cofano anteriore verniciato in nero opaco, un modello in questa veste cromatica, di sicuro effetto, però per osservarlo meglio dobbiamo estrarlo dalla teca. Modellino che arriva con le ruote che girano davvero molto molto bene, sono sicuramente ben montate e ben centrate sugli assi, il modellino che noi osserveremo nel dettaglio dopo. Adesso una vista in panoramica partendo da un tre quarti anteriore. Una vista laterale sinistra. Tre quarti posteriore. Posteriore pieno, lato destro e torniamo sull'anteriore. Da qui cominceremo come sempre la nostra analisi. L'anteriore è dominato dal gruppo Calandra Fari, che viene inquadrato da questo profilo che nella parte superiore è perfettamente rettilineo, fa il giro dei fari per poi sollevarsi nella porzione inferiore. Carina, carina questa impostazione, carina realizzazione. Forse sarebbe dovuto essere perfettamente cromato, ma essendo la vettura, una vettura che ha partecipato al film, poteva anche aver subito delle modifiche. Bella la trama a nido d'ape, o a rombi, meglio che a nido d'ape, per quanto riguarda la retinatura della calandra. Belli anche i doppi fari gemellati con un'ottica sostanzialmente ben riprodotta, ritiratura che poi ritroviamo in questa parte che viene risparmiata dal bordo cromato e si inserisce all'interno della carrozzeria, nell'arancio della carrozzeria. Massiccio il paraurti in lamiera d'acciaio, naturalmente in questo caso si tratta di plastica, però è ben fatto, con l'inserimento anche di due ulteriori elementi luminosi ai lati dell'alloggiamento della targa, ben fatto sicuramente. Si va poi sul cofano anteriore, cofano naturalmente di grandi dimensioni, le linee sono piuttosto semplici e lineari, squadrate, il cofano presenta nella parte centrale una vistosa presa d'aria, con anche una tampografia, non so se è un 447 o qualcosa del genere, 427, non mi ricordo, non riesco a leggere. 440, non riesco a vedere bene. Comunque è un qualcosa che ha a che fare con le caratteristiche tecniche del propulsore. Cofano, come detto, verniciato in nero con questa grossa presa d'aria al centro, leggermente scavato nella porzione centrale,
E ai margini poi vede la presenza di quattro elementi che ne consentono il fissaggio alla carrozzeria, quindi sono i quattro ganci fermacofano. Per il resto le fiancate hanno una leggera cresta nella parte più esterna e la verniciatura è davvero di ottimo livello, perfettamente lucida, una grana tutto sommato accettabile, non troppo grossa, e lo spessore di vernice che è davvero molto molto buono e fa vedere qualsiasi taglio e qualsiasi elemento della carrozzeria, come ad esempio questa parte con delle sottilissime feritoie poco prima del parabrezza. Davvero un buon lavoro dal punto di vista della verniciatura. Parabrezza anticipato dalla presenza di due tergi cristalli non sottilissimi, verniciati in argento satinato, peccato, sarebbero dovuti essere in color cromato. Va bene poi il parabrezza, anche questo inquadrato da una cornice color alluminio, anche questo sarebbe dovuto essere forse cromata, ma va bene anche così. Vediamo cosa ci propone la vista laterale sinistra della vettura. Le linee sono inconfondibili di questo modello, che abbiamo visto in più salse, in più collection, dalle vetture americane e anche in altre collection probabilmente è uscita qualcosa del genere. Molto molto lunga, molto filante e bassa la carrozzeria, con un anteriore davvero lungo, come anche la coda, molto molto con uno sbalzo molto molto pronunciato. Le linee sono comunque abbastanza semplici, molto rettilinee. La fiancata era arrivata solo dalla presenza di questa presa d'aria, forma di tasca se vogliamo chiamarla così, poco prima dei passaruota posteriori. Sia anteriormente sia posteriormente poi ritroviamo gli alloggiamenti per le luci di ingombro, che però in questo caso non recano nessuna tampografia. Non so se per il fatto, non mi sono andato a documentare sinceramente, non so se per il fatto che la vettura utilizzata nelle riprese cinematografiche non avesse nessun tipo di luce di ingombro e quindi non le hanno tampografate, o per dimenticanza, non lo so. Comunque gli alloggiamenti ci sono, ma non sono colorati. Parte centrale con le portiere d'accesso alla vettura, le maniglie sono realizzate nello stesso stampaggio della carrozzeria, messe in evidenza da un tocco di vernice color argento. Va bene, abbiamo visto sicuramente realizzazioni migliori. Bello lo specchietto retrovisore realizzato in plastica cromata, vanno bene anche le vetrature laterali con la presenza dei montantini verticali. Il profilo orizzontale lo troviamo solo per il deflettore triangolare delle portiere, e poi abbiamo un altro profilo color alluminio metallo che va a percorrere il bordo del tetto, quindi con il bordo guida goccia. Belle le ruote con dei cerchi sicuramente sovradimensionati rispetto alle ruote originarie, ma che rispecchiano appunto la vettura utilizzata nel film. Hanno un bel disegno, sono di buona fattura, sono perfettamente cromati e vanno a riempire bene sicuramente i passaruota. Passiamo alla vista inferiore. Beh, qui abbiamo un buon lavoro sicuramente, poiché il fondello è molto dettagliato, perché vediamo diversi elementi meccanici che riguardano gli elementi del motore, i tubi di scarico, anche le sospensioni per quanto riguarda la parte posteriore, braccetti e l'avantreno, quindi una buona realizzazione, e anche due bei terminali di scarico ricurvi verso il basso che sbucano subito dopo l'assale posteriore e non vanno fino al bordo della coda della vettura. Però una bella realizzazione sicuramente per quanto riguarda la parte posteriore della vettura. In coda cosa ritroviamo? Beh, ritroviamo molti elementi che vanno a richiamare quanto visto all'anteriore. Anche qui il gruppo dei fari che vengono collegati a questo elemento nero della carrozzeria va a richiamare le forme della calandra all'anteriore. Al centro di questa parte in nero troviamo il pulsante apertura del cofano posteriore, e poi ai margini dei bei gruppi ottici in plastica trasparente rossa, che però hanno una tampografia
sugli stessi una topografia di colore nero che li ripartisce in due grossi elementi orizzontali, comunque un risultato secondo me abbastanza buono. Inferiormente poi abbiamo un paraurti che riprende pari pari l'impostazione vista all'anteriore. Al centro ritroviamo la targa, realizzata davvero abbastanza bene, e poi questi elementi circolari che andavano ad ospitare probabilmente le luci di retromarcia, ma qui è tutto cromato, non c'è colorazione di nessun tipo. Semplici anche le forme del bagagliaio posteriore, leggermente affossato, leggermente in una leggera depressione rispetto agli elementi, alla parte più esterna della coda della vettura, che invece mostra queste creste, se vogliamo, anche se poi creste proprio non sono, ma sulla parte che va, insomma, che si sviluppa dai montanti posteriori, sono un po' più sopraelevate, tutta questa zona un po' più sopraelevata rispetto alla zona del cofano. Particolare la forma del nuoto posteriore, con un profilo superiore laterale abbastanza consueto, mentre il bordo inferiore ha un profilo molto molto elaborato, molto caratteristico, ben fatto sicuramente, bordato da una cornice color alluminio che si inserisce perfettamente nelle linee della carrozzeria. Davvero molto molto bello. Lato destro speculare a sinistra non cambia assolutamente nulla, quindi le considerazioni sono per forza di cose le stesse. La vista superiore ci consente di vedere la linea di questa vettura, quindi una vettura molto molto lunga, con un lungo cofano anteriore e un altrettanto lungo bagagliaio posteriore e un padiglione dalle forme molto molto lineari, ma gradevoli, se vogliamo. Anche qui gli interni mi sembrano completamente neri. Sì, forse abbiamo solo le razze del volante verniciate in color argento, però abbiamo comunque una plancia ben dettagliata dal punto di vista strutturale. Non ci sono tampografie, non c'è nulla, però abbiamo tutti gli strumenti, tutta la strumentazione ben in vista. Abbiamo una bella leva che sbuca dal pavimento della vettura, mi sembra quasi un cobra, un serpente. Abbiamo una realizzazione comunque abbastanza pulita di tutti quelli che sono gli interni, sia per quanto riguarda la selleria, sia per quanto riguarda i pannelli laterali. Quindi, che dire, abbiamo un modello che non ci dice nulla di nuovo dal punto di vista della vettura. Abbiamo vista in diverse versioni, in diverse salse, in diverse collection, però comunque un modellino fatto abbastanza bene secondo me, se poi rispecchia perfettamente la vettura utilizzata nel film, meglio ancora. Bella, pesante, gradevole da tenere in mano. Va bene così. Grazie per avermi seguito, arrivederci alla prossima recensione.